No, ragazzi, dai. Certo, come no. Chiedo scusa. Vi prego, restiamo tutti calmi. Io non ho obbligato proprio nessuno. No, hai solo usato dei fantasmi per farci venire i sensi di colpa. Qualcuno ha detto sensi di colpa? A me frega nulla, quando si mangia. Tu sta zitta, è già tanto se non ti abbiamo lasciato lì a crepare. No, ma sento della sinergia in questo gruppo. Che cos'è la sinergia? Che cosa ci nascondete? Chiedo scusa per la sinergia. Di scusa un'altra volta, diavolo, ti spiro, di scusa un'altra volta. Mannaggia al vuol Maria. Non c'era davvero un altro modo? Scusa se non abbiamo potuto prendervi in carrozza. Ok, ma... Siamo qui oggi riuniti per dare un segnale forte e irreprensibile a chiunque abbia intenzione di mettersi contro il rinato impero di Eldia, del quale abbiamo appena finito di stampare il logo. Bellino, eh? Futurista. Forza, Gian! Giustizia a questi traditori! Well, fai schifo. Poteva almeno tenere ferma la lingua mentre le stavamo in bocca. Non sei abituata alla lingua di una donna? Chiedo scusa a nome della sua lingua. Tu sta zitto! Zitto! Sì. Quindi, riassumiamo il piano? Abbiamo un piano! No, ma speravo davvero che qualcuno ce l'avesse. Wow, e tu saresti una comandante? Ex comandante. Mi è uscita male. Vi prego, non litighiamo, per favore. Non litighiamo! È già tanto se non prendo questi traditori a testate! Non mi sembravi così arrabbiato quando ci siamo incontrati ieri, Connie. Sì, ma ti sei rincoglionito! Stavi per uccidere un bambino! Armin, che cacchio, ho capito! Stavo per fare una cacata, dai! Ma una cacata forte! Piuttosto, tu mi hai stupito! Davvero eri disposto a farti mangiare da mia mamma? Mangiare? Io volevo squartarla da dentro. Salute. Ma che ti ridi? Io che ne so. Ero sotto shock, ok? Che poi com'è che ci hai chiamato? Traditori? Da che pulpito? Non siamo noi quelli che cambiano idea un giorno sì e l'altro pure. Annie, ti prego. E tu cosa vuoi? Cos'è? Quando la bella addormentata smette di ascoltare e basta e inizia a rispondere non ti piace più? Aspetta, io... Non vuoi che dica a tutti quello che mi raccontavi in quella stanza, vero? Annie? Di certi sogni. Annie! La trama si sta facendo interessante. E poi potrei sbagliarmi. Avevo gli occhi chiusi, ma potrei aver sentito dei gemiti. Illazioni! Chiedo scusa per le sue illazioni. Tu devi stare zitto! Minestrone! Chi vuole del minestrone? Io, grazie. Si ragiona molto meglio con la pancia piena. Già, si ragiona molto meglio. E visto che di ragionamenti io qui ancora non ne ho sentiti, propongo il primo. Che cazzo volete fare con Eren? Lo uccidiamo. Ci parliamo. Perfetto, io mi godo lo spettacolo. Noi non uccideremo Eren. Senti, sei sempre stata una sottona, ma non pensavo arrivassi a questo punto. Annie, ne abbiamo parlato giusto ieri. Tu zitto, ti sculaccio. Sì signora. Aspetta, cosa? E certo, lasciamo in vita il mostro gigante tutt'ossa perché la signorina vuole scopare. La verità è che a te non te ne è mai fregato niente di nessuno all'infuori di lui. Non è vero. Non mi rimane molto. Però almeno ho potuto combattere al fianco della mia eroina. Quella è la mia sciarpa? Sì, l'avevi lasciata nello spogliatoio, così ho pensato. È mia, ridammela. Me lo faresti con l'autografo? Tu, Eren, non lo tocchi. Oh, ti brucia ancora che la prima donna che l'ha avuto dentro sono stata io, vero? Io ti sventro quel culo secco che ti ritrovi. Viece! Mikasa! La vedi questa? Con questa ti prendo la testa e te la sbatto a terra. Leonard! Sì. Sì. Era questo che volevo vedere. Questo. Perché alla fine è sempre la stessa storia. L'obiettivo può anche essere lo stesso, ma se la si pensa in modo differente, lo scontro è inevitabile. Beh, è vero. No, invece. Accuccia o ti prendo a schiaffi, ragazzo. Non ce la fate proprio, eh. E poi era Zeke il match. Lui voleva solo evitare altri spargimenti di sangue inutili. Grazie. Ma stai anche zitta per me. Tu avevi solo il fetish per i gorilloni. Abbiamo fatto qualche ricerca su di te. Che ti credi? Ah,
niente. Altro che paladina del suo paesino sconosciuto. Tu sei marleana quanto lo sono io. Ti eri solo rotta della vita monotona che facevi a casina. E appena hai visto Zeek, ti è venuto in mente di seguirlo e fare la principessina sul pisello peloso. Le patate! Farei prima a dire che ci sono solo patate qui dentro. Quella patata! Quella maledetta patata! È da quando sono tornato a casa che non smetto di pensare a quel pezzo di patata. Che Sasha mi doveva! Reiner, stai zitto! Me lo doveva! Me lo doveva e adesso è morta! Sasha è morta! Reiner! Sasha è morta! Ed è solo colpa nostra! Sasha! Marco! Tutti i nostri compagni! Tutti i nemici! Tutti morti! Se non avessi dato l'ordine di aprire quella breccia adesso... Mi dispiace! Mi dispiace! Mi dispiace! Mi dispiace! Mi dispiace! No. Non ti dispiace. Non può dispiacerti adesso. Non adesso, non dopo la loro morte! Non dopo la loro morte! No, hai ragione. Non chiederò più scusa. Ma perché non me lo merito? No! Non ti meriti niente! Bastardo! Figlio di cagna! Marco neanche ha fatto in tempo a uscire dalle mura! Che colpa ne aveva, eh? Lui che colpa ne aveva! Scusi. Ci scusi. Sono stata io a uccidere la vostra amica. Se vuole colpire qualcuno, colpisca me! Fanculo! Io me ne vado. Avvisatemi quando il video torna a far ridere. Ah, presumo che stiamo per finire se siamo già arrivati alle battute meta. Sì, ecco il taglio a nero. Quella sera intorno al fuoco aveva fatto qualcosa. Non so precisamente cosa, ma qualcosa era successa. Cosa? Qualcosa. Vi state chiedendo perché faccio io da voce narrante? Perché è dalla prima stagione che faccio io il narratore. Che è sta retconnata di Zeek Alem che mi ruba il lavoro? L'indomani ci svegliammo tutti di buona lena, più sicuri, più uniti. E sceneggiatura vuole, con un piano. L'obiettivo? Recuperare l'idrovolante degli Azumabito e usarlo per sorvolare il mare. E sì, sicuramente non sarà facile. Ci attendono giornate difficili, ma... in qualche modo, sento che ce la faremo. Traditori! Sì. Potrei abituarmici. Gian! 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 Gian!